Yeah. Buongiorno e benvenuti all'edizione numero 40. I giurati proprio non vogliono parlare con la stampa del Giffoni Film Festival. Oggi arrivano i Cesaroni, quindi è prevedibile una grande festa, ma ieri è stato un momento particolare perché Emilio Solfrizzi, l'attore che tutti conosciamo per tante fiction, ha parlato del suo amico, compagno di set e anche amico nella vita, Pietro Taricone, che proprio qui a Giffoni era stato nel 2004, dandoci un ricordo di lui veramente particolare. Vediamo il Questo è il più bel regalo di quest'estate, perché io questo incontro l'ho voluto, desiderato, agognato, per cui sono molto emozionato, spero anzi di essere all'altezza di questi ragazzi che mi hanno detto essere molto molto preparati. Tu sei stato uno che ha conosciuto bene Pietro Taricone, e davanti ai ragazzi che te lo chiederanno, come ti senti di ricordarlo? Secondo me come lui avrebbe amato essere ricordato, senza fronzoli. Ecco, se qualcuno mi farà delle domande a questo riguardo, io tenterò di rispondere senza fronzoli. Una te la faccio io: che vuoto ha lasciato dentro di te, che oltre il collega eri anche un amico? Un vuoto profondo, ovviamente. Pietro era una persona che io ammiravo molto, perché al di là di tutto quello che si è detto di lui, di quello che ha fatto, sapeva vivere, era uno che prendeva la vita di petto, non si è mai risparmiato, era una persona sincera e vera in un mondo come il nostro che insomma è difficile, come dire, togliere tutte le patine, tutti i veli che ci sono. Lui era vero da subito e questo era una cosa per la quale io gli sono stato molto grato, e lui in più era una persona anche che ammiravo enormemente, perché era un uomo che secondo me sapeva cambiare a proprio favore i pregiudizi, era un libero, un ragazzo. Abbiamo visto che i ragazzi del Grande Fratello, dopo essere usciti dalla casa, la loro attività principale è stata andare in giro per le discoteche italiane a comparire e a prendere dei soldi. Cosa ne pensi, insomma, di questa esaltazione dell'uomo oggetto dentro la discoteca? È un fenomeno tipicamente italiano. Dirti, io ci ho speculato tanto, perché io gli unici soldi col Grande Fratello li ho fatti con le serate in discoteca, non li ho fatti con i film perché non li ho fatti, non li ho fatti con la Costanza perché non ci andavo, li ho fatti con le serate in discoteca. È stata una cosa molto dura, nel senso che lì c'è un confronto col pubblico senza filtro. In più sono ragazzi che magari non hanno una sorta di forma compita come la vostra, un uniforme, un ruolo che è quello del giudice, ma sono ragazzi che stanno scazzati, quindi era proprio l'arena vera. Non ti dà fastidio essere esaltato solo perché tu eri lì e ti guardavo? Erano solo litigate, pensa che io ho rischiato l'accoltellamento a Monfalcone, in cui un ragazzo biondino mi viene vicino, caccia il coltello, mi prende su un braccio e poi butta fuori, ci hanno diviso. Andavo al nord per cui ero il terrone, e quello è l'unico atteggiamento un po' così. Tu torni a casa e dici: ho guadagnato 30 milioni e mi sono preso 15 due calci nel culo, va bene, sono ben pagati.